Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Deuter AC Light 17, una nuova rivisitazione del classico zaino da escursione giornaliera di Deuter, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dallo schienale di questo AC Light. Qui troviamo uno schienale areato che vi assicuro è veramente molto traspirante. Pensate che lo zaino è distante ben 3 cm oltre dalla nostra schiena, dalla retina, quindi passa veramente tantissima aria ed è uno schienale che, anche se lo andrete a utilizzare nei giorni più caldi di agosto o di luglio, non avrete nessun problema di sudorazione. È uno zaino veramente molto traspirante. Poi l'altra feature che mi è piaciuta è che, nonostante parliamo di uno zaino piccolino, abbiamo comunque un frame in metallo sullo schienale che lo tiene molto stabile. Infatti anche quando camminiamo a zaino pieno devo dire che mi è piaciuta molto la sua stabilità. Per quanto riguarda invece la fascia lombare, qui troviamo una fascia lombare molto classica, molto destrutturata. Una fascia lombare il cui maggior scopo non è quello di andare a scaricare il peso, ma è più quello di tenere stabile e fisso lo zaino. Infatti, come dicevo, è molto destrutturata e nella parte anteriore si chiude con una semplice clip bella grossa che anche a pieno carico non ci darà problemi. Ma quanti chili portarci? Io non andrei oltre i 5 kg, sia perché lo zaino di per sé è piccolo, quindi è difficile andare con un peso maggiore, sia perché tutto il peso viene scaricato sugli spallacci. Questi sono degli spallacci abbastanza imbottiti che, quando abbiamo 5 kg, non ci danno fastidio, lavorano molto bene, fatti con lo stesso materiale della fascia lombare, anch'esso molto traspirante, e devo dire che da questo punto di vista diciamo che la parte anteriore mi è piaciuta veramente tanto. Infine sugli spallacci abbiamo la classica chiusura pettorale col fischietto per andare a scaricare un po' di peso anche sul petto. L'unica nota da fare è che sulla fascia lombare non troviamo nessuna tasca. Infatti, se vorremmo andare a riporre una barretta o un telefono, dovremmo farlo in una taschina che però è riposta sulla parte centrale dello zaino, che adesso andiamo a vedere. Passando invece alla parte posteriore dello zaino, iniziamo dai lati che vi preannuncio non sono simmetrici, quindi li vediamo entrambi. Sul lato di sinistra troviamo una semplice tasca a rete, dove poter andare a riporre dei bastoncini, una borraccia. La borraccia riusciamo sia a riporla sia a prenderla in autonomia facilmente, quindi una parte laterale molto semplice. Nella parte di destra invece, come vi accennavo prima, abbiamo una tasca chiusa da una cerniera in cui poter andare a riporre o il telefono o qualche barretta. È una tasca comunque piccola, diciamo che già quando ci mettete il telefono l'avete abbastanza riempita, quindi non ci stanno dentro tantissimi oggetti. Però ottimo che c'è, visto che sulla fascia lombare non abbiamo nessun tipo di tasca. Arrivando a parlare poi della parte posteriore vera e propria, innanzitutto possiamo portare o dei bastoncini, ed è bello che abbiamo la possibilità di poterli portare anche sdoppiati sul singolo lato, quindi con tutte le chiusure del caso fatte molto bene. Volendo ci può stare anche una piccozza se si vuole, però la cosa che più mi è piaciuta è che questo zaino è compatibile con un helmet holder, quindi volendo, comprando un helmet holder che non è dato in dotazione, possiamo portarci anche un casco. Per quanto riguarda l'apertura dello zaino, è molto molto particolare, perché non abbiamo la classica apertura a sacco, diciamo, dalla parte superiore, ma abbiamo una zip che apre completamente lo zaino a metà. È una soluzione sicuramente particolare, io l'ho trovata abbastanza congeniale, nel senso che la si può utilizzare molto bene, si riesce a riempire molto bene lo zaino. L'unica cosa è che dovrete sempre, quando l'aprite, andare ad appoggiarlo per terra, perché se lo aprite in verticale c'è il rischio che molta roba salti fuori, quindi dovrete sicuramente appoggiarlo per terra. Questo dipende di dove andate, può essere una cosa che magari non vi dà fastidio oppure una cosa che magari può essere un problema a fare, dipende un po' che tipo di escursione andate ad affrontare. Per quanto riguarda invece la parte superiore, qui abbiamo una taschina andata a ricavare nella tasca principale chiusa da zip, dove possiamo andare a riporre qualche oggettino, o una barretta, le chiavi di casa, comunque qualche oggetto piccolino che vogliamo riporre in una taschina separata. E infine, per quanto riguarda il comparto acqua, come dicevo abbiamo la possibilità di portare una borraccia nella parte esterna anche molto grossa, la possibilità di inserire all'interno una vescica con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore, ed è dotato anche di rain cover, dato in dotazione posto nella parte inferiore dello zaino. Per quanto riguarda invece i materiali, qui parliamo di due tipi di nylon diversi.
entrambi però con il 50% di materiale provenienti da fonti riciclate, quindi sicuramente ottimo anche per quanto riguarda l'ambiente. Il materiale in sé è fatto molto bene, io questo zaino l'ho utilizzato per davvero tante escursioni, non ho avuto nessun tipo di problema e mi è piaciuto poi molto anche il suo peso. Parliamo di uno zaino che come peso sta sugli 800 grammi, che è consono per il litraggio che andiamo ad acquistare. Arriviamo infine alle conclusioni per questo Deuter AC Lite 17. Innanzitutto il prezzo, perché viene venduto da Deuter a 100 euro, Odaria si trova già a 70-75 euro. Ve lo consiglio? Sì, sì, perché secondo me è un ottimo zaino per escursione giornaliera. Uno zaino che sicuramente vi durerà molto nel tempo perché ha degli ottimi materiali. Uno zaino col quale, volendo, si può magari fare anche un qualcosina in più, visto che ha la possibilità di aggiungere un helmet holder. Quindi devo dire che sì, a me come zaino è piaciuto e lo prenderei molto in considerazione se state cercando uno zaino per escursione giornaliera. E detto ciò ragazzi, la speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!